Assumere oggi formalmente la presidenza di Assobiomedica è sicuramente un impegno gravoso, anche perché il momento che sta vivendo l'economia italiana è sicuramente un momento molto difficile. Vorrei iniziare con qualche commento sulla situazione generale del Paese. Il problema principale che abbiamo, e credo che ormai sia riconosciuto universalmente, è che stiamo uscendo dalla crisi economica troppo lentamente. È stato ricordato pochi giorni fa dalla nostra Presidente di Confindustria, Emma Martegaglia, con estrema lucidità, e devo dire che io condivido integralmente il discorso che Martegaglia ha fatto, soprattutto quando ha denunciato il fatto che sono 10 anni che stiamo sprecando ai fini dello sviluppo e delle riforme. E mi associo alle parole della Martegaglia, sicuramente più autorevoli delle mie, nel chiedere al governo di porre finalmente l'obiettivo della crescita al primo posto dell'agenda. Le posizioni espresse da Emma Martegaglia sono state riprese e ribadite con forza e anche qui con grande autorevolezza dal governatore della Banca d'Italia, che ha chiuso le sue considerazioni finali esattamente come le aveva chiuse nel 2006, e cioè con le parole tornare alla crescita. E c'è da dire, visto con gli occhi da industriali quali siamo, che un altro punto Martegaglia ha messo in evidenza: esiste ancora nel nostro Paese un clima di pregiudizio e a volte anche di ostilità verso le imprese. Non si riconosce il ruolo di traino allo sviluppo che abbiamo. Qualcosa sulla quale è bene avere la massima chiarezza. Riteniamo, come associazione, come industriali, che sia superfluo e fuorviante immaginare che siano necessarie modifiche costituzionali come passaggio per consentire alle imprese di svolgere il proprio ruolo in modo ottimale. Non esiste, a nostro avviso, nella Costituzione italiana non esistono impedimenti, piccoli o grandi, che impediscano la creazione di un contesto favorevole alle attività delle imprese. Fatte queste doverose, premesse relative al quadro generale del Paese, veniamo al settore che rappresento qui e chiariamo subito una cosa per togliersi da qualunque tipo di dubbio. Noi riconosciamo al Ministero della Salute il fatto di aver prestato una grande attenzione, quindi ringraziamo il Ministro Fassi e tutti i suoi collaboratori per l'attenzione che hanno dedicato al nostro settore, e devo dire, come già stato rimarcato dal mio predecessore, che se altri ministeri avessero avuto nei confronti del nostro settore lo stesso livello di attenzione, certamente la situazione sarebbe oggi molto migliore. E abbiamo fiducia nella politica che si sta sviluppando nell'ambito del Ministero della Salute, ma non possiamo ignorare che dentro la crisi generale che stiamo vivendo, oggi i dispositivi medici stanno subendo una situazione particolarmente preoccupante. Mi trovo in totale sintonia con chi mi ha preceduto e qui voglio pubblicamente rinnovare ad Angelo Fracassi i ringraziamenti miei e di tutti i colleghi. Angelo ha dato ad Assobiomedica un grande impulso, ha ottenuto risultati molto importanti nell'interesse di tutta la base associativa. Per me il proposito, come credo di aver già anticipato, è continuare il percorso che Angelo ha tracciato, mi auguro di riuscirvi e di consolidare, se possibile, implementare i risultati che già abbiamo raggiunto. Assicuro il massimo impegno, sono certo del supporto e della collaborazione di tutti gli associati e di tutta la struttura di Assobiomedica. Nelle azioni che andremo ad intraprendere in questi anni, il dialogo con tutte le istituzioni è il punto chiave. E affrontiamo questo dialogo con le istituzioni a partire da una grande crescita di credibilità che abbiamo avuto in questi anni. Siamo diventati un interlocutore che ha acquisito il diritto e che ha quindi anche il dovere di esprimere il proprio pensiero e di presentare le proprie proposte in tutte le sedi dove si discuta e si decida sulla struttura e sul governo del sistema sanitario.
siamo in grado di contribuire fattivamente e positivamente a trovare le soluzioni adeguate al rilancio di un sistema che viceversa sembra avviato ad un destino assolutamente incerto. Tutti viviamo sulla nostra pelle la crisi finanziaria che per noi è misurata dal gigantesco debito che è stato accumulato dalla sanità pubblica verso i fornitori di beni e di servizi. La stima più accreditata, anche in assenza di dati che certifichino in maniera ufficiale, è una stima che misura questo debito accumulato attorno ai 40 miliardi di euro. Ma di una cosa noi siamo assolutamente certi, che di questi miliardi oltre 5 riguardano il nostro settore. Fracassi l'ho ripetuto per anni. Sappiamo che sono necessarie riforme profonde, organizzative e gestionali, senza le quali i nostri problemi, a partire da questo, di questo gigantesco debito, non saranno risolti. E questa situazione è tanto più inaccettabile, questa situazione di incertezza e di declino, sapendo che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha caratteristiche di eccellenza e ha una grande reputazione internazionale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pone il sistema italiano al secondo posto nella classifica di chi consegue risultati complessivamente, insisto, migliori. E questi risultati vengono ottenuti con un livello di spesa pubblica rispetto al, ovviamente confrontato al prodotto interno lordo, che, ultimo dato disponibile ufficiale, nel 2008, secondo i dati Eurostat, si collocava sotto il 7% contro una media dell'Europa, non solo dell'Europa ricca, dell'Europa 27, attorno al 7,5%. Quindi partiamo da una situazione di un ottimo servizio reso a costi assolutamente controllati. Noi chiediamo a questo servizio sanitario pubblico di affrontare e risolvere con un lavoro coraggioso e profondo di riorganizzazione le inefficienze del servizio sanitario nelle troppe aree del paese che portano ad un duplice effetto perverso: conti pubblici fuori controllo e inadeguato servizio sanitario reso alla popolazione. Ci sono aree, al contrario, dove ci sono ottimi standard sia di costo che di servizio, aree di eccellenza di cui andiamo e dobbiamo andare orgogliosi e giustamente orgogliosi. Queste aree, i servizi resi da queste aree, la gestione resa da queste aree, devono diventare un dato comune di tutte le regioni italiane. Questo viene richiesto da un basilare senso di giustizia verso i cittadini, prima ancora che dall'esigenza di controllo della spesa pubblica. In questa operazione di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale dovremo stringere alleanze con chiunque condivida l'obiettivo. Parliamo delle società scientifiche, parliamo delle associazioni dei malati, parliamo dei sindacati, parliamo di tutti i centri di ricerca e di studio. Ma tornando a quello che è un punto cardine del lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che dobbiamo continuare a svolgere, c'è un aggettivo che in questo momento è diventato di grande attualità in altri paesi, ma che noi potremmo assumere per definire quello che è oggi la nostra sensazione, il nostro atteggiamento, ed è l'aggettivo indignati. Siamo indignati perché le nostre forniture che sono preziose, perché sono indispensabili al funzionamento della sanità, restano non pagate per tempi che ormai sono insopportabili. Sono insopportabili perché gli ultimi dati che abbiamo registrato, l'ultimo censimento, noi facciamo tutti i mesi un censimento estremamente preciso e dettagliato a livello nazionale, siamo arrivati al dato abbastanza vergognoso, superiore ai 300 giorni. E guardate che in questa situazione siamo affiancati in Europa soltanto a due paesi, Spagna e Grecia, e credo che questo affiancamento la dica lunga sul grado di credibilità che possiamo avere quando un servizio fondamentale come il nostro riceve questo tipo di trattamento affiancandosi a questi due paesi la cui situazione economica e sociale ben conosciamo.